che ha fatto bene tour, è arrivato al sud per la sua quarta tappa in provincia di Foggia. Una tappa particolare perché si tratta di un piccolo impianto, a differenza dei grandi impianti che abbiamo visto fino adesso, annesso a un allevamento di bufale. In questo caso un impianto giovane che è partito da pochi anni e che è in piena evoluzione sia nella gestione dei reflui zootecnici e delle biomasse, sia nella gestione agronomica del digestato. Ed è possibile qui fare un approfondimento tecnico e far capire per bene quello che è il valore del digestato, soprattutto Sud Italia, dove la sostanza organica è fondamentale per la fertilità dei terreni. Abbiamo scelto di fare il biogas, uno per la gestione dei reflui zootecnici perché era diventato un problema, visto che nel periodo invernale non riuscivamo a smaltire tutto questo prodotto, perché l'etame deve rimanere più o meno un anno a macerare, quindi per un anno non bisogna toccarlo. Usando il digestore anaerobico riusciamo ad utilizzarlo all'uscita del prodotto, quindi fa la digestione in 30 giorni invece di che di 365 giorni. Due, facciamo reddito da un prodotto che è uno scarto. Abbiamo migliorato tanto la qualità e la struttura del terreno, siamo riusciti a ridurre i cicli culturali, quindi abbiamo ridotto i cicli da 5 anni intervallati con gli ortaggi, li abbiamo ridotti a 2 anni, ottenendo degli ottimi risultati. E per noi è stata la scelta più giusta fatta in questi anni.